Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: "Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato". Ma egli rispose loro: "Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato". I farisei, vedendo che i discepoli di Gesù entrano in un campo a mangiare le spighe, rimangono scandalizzati. Per loro il sabato veniva osservato dando lode a Dio, osservando scrupolosamente le leggi che facevano parte della tradizione. Gesù cita due episodi dell'Antico Testamento in cui, causa fame, il sabato non fu osservato: l'episodio del re Davide, dei sacerdoti, ma soprattutto Gesù indirettamente attesta che lui è più grande del sabato in quanto ne è il Signore. Infine, ricorda ai farisei che lui vuole misericordia e non sacrifici. Tutto questo sembra contraddire la prima lettura in cui viene descritta con precisione come deve essere celebrata la Pasqua ebraica. Non dobbiamo vedere contraddizione, ma entrare nella logica del compimento che Gesù ha operato. Gesù ha trasformato la Pasqua ebraica in Pasqua cristiana, dove il vero e unico sacrificio è Lui, l'offerta totale di sé per salvare l'umanità. Tutto questo ci rivela l'essenza di Dio, la misericordia, l'amore puro, dono totale di sé. Quando celebriamo la messa, riceviamo questa vita divina, entriamo in questa logica d'amore e di misericordia che ci rende capaci a nostra volta di atti di misericordia. Oggi siamo chiamati a vedere i nostri formalismi che seguiamo pensando di venire ascoltati ed esauditi. Dio ci ama perché Lui è misericordia e il suo amore supera le nostre capacità e le nostre potenzialità e soprattutto i nostri peccati. Aiutaci, Signore, ad essere misericordiosi come lo sei tu.